Ben ritrovati carissimi amici nel mio canale, in questo mio nuovo video. Prima di partire con il contenuto, mi raccomando, è assolutamente importante l'iscrizione al canale per supportarlo nella sua attività, così come è importante la campanella attiva per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video, nel momento in cui vengono fatte delle nuove live. Inoltre c'è anche un canale, diciamo, parallelo che trovate giù in descrizione, quindi vi invito a iscrivervi anche lì. Altro progetto importante è il gruppo WhatsApp. È un progetto a cui tengo, nato di recente, che si sta cominciando man mano a sviluppare. È una sorta di mini community dove poter interagire in maniera diretta su quelle che sono le informazioni del mondo calcio, ovviamente con un occhio dedicato alla Juve, all'attività del canale, oppure interagire, insomma, con opinioni o considerazioni anche durante le partite stesse in maniera un po' più diretta, senza aspettare magari i tempi, non dico biblici, però insomma i tempi dovuti al montaggio, alla registrazione dei video su YouTube oppure eventualmente su Facebook. Quindi si ha una sorta di interazione in diretta con il sottoscritto, comunque all'interno di una community. Ciò non toglie che all'interno di questa community si possono pensare di fare anche delle live che poi porteremo anche su YouTube, dei concorsi o perlomeno qualcosa del genere. È assolutamente gratuito. Generalmente questo tipo di bonus vengono dati dai creator in virtù di un abbonamento mensile che viene pagato o viene propriamente istituito. Io non voglio inserire, almeno per il momento, quelle che sono gli abbonamenti ai miei canali, quindi comunque voglio cominciare questo progetto in maniera del tutto gratuita, assolutamente. Per aderire bisogna inviare una mail a yodaj1897@gmail.com e nella descrizione trovate tutte le info del caso. Mi raccomando, è un progetto a cui tengo in maniera particolare. Che schifo, non ci sono altre parole. Un primo tempo giocato a, direi, in maniera orribile, mi ricordava un po' la partita del Napoli, quella, insomma, del 5-1. Praticamente non abbiamo azzeccato niente, soprattutto nel primo tempo, ed è la sconfitta, insomma, un frutto veramente di una prima parte della partita giocata in maniera pessima. Praticamente nel primo tempo eravamo lenti, prevedibili, non prevedibili poco, super prevedibili, prestazioni dei singoli veramente da oratorio. Insomma, ho visto un Di Maria che veramente è stato praticamente l'ombra di se stesso, passaggi sbagliati, non solo di Di Maria ma un po' di tutti, praticamente non abbiamo azzeccato nulla. Inoltre basta, onestamente basta con questa difesa a 3. Abbiamo già visto che abbiamo fatto, perlomeno insomma abbiamo avuto tanti danni e la stiamo riproponendo, che praticamente alla fine ripropone lo stesso risultato. Quindi la difesa 3 sinceramente è anche un po' rotto. Quando abbiamo messo difesa 4, siamo passati difesa 4, è andata leggermente meglio, anche se dietro praticamente ci arrivavano con facilità disarmante. Assolutamente vi concedevamo il tiro, non c'era nessuno che andava a contrastare o perlomeno andare a fare pressing sui portatori di palla. Secondo tempo leggermente meglio, insomma, diciamo leggermente, non chissà quanto, poi per forza un po' di inerzia, per spirito un po' di rivalsa, qualcosina in più abbiamo fatto. Anche lì errori su errori, poi se non riuscivamo noi trovavamo un grande Di Gregorio che ha fatto almeno 2-3 grandi interventi e ha salvato praticamente il risultato per conto suo. E se non ci arrivava De Gregorio, praticamente Bremer faceva un po' il difensore per quanto riguarda il Monza, perché se si fosse abbassato, avesse evitato di colpirla di testa in quel gol che praticamente avevamo fatto, almeno uno l'aveva segnato e magari la partita quantomeno poteva cambiare. È ritornato De Sciglio, abbiamo visto il risultato, abbiamo visto che praticamente il gol, per esempio, quello se non sbaglio annullato, praticamente è colpa un po' sua, perché un po' tanto, perché non si rinvia di testa a centro aria, piuttosto si spizza al lato.
non avevamo appunto una trama di gioco, non c'era assolutamente nulla, e praticamente la sconfitta è frutto, di ripeto, di un primo tempo assolutamente ignobile da parte dei nostri. Servono punti, ma servono tanti punti, perché sappiamo in che condizione siamo e in che condizione eventualmente potremmo essere, quindi serve tirarci fuori almeno insomma da quella melma lì a centro classifica. Avevamo una grande opportunità per distanziare il Monza, invece abbiamo concesso al Monza praticamente di superarci. Quest'anno il Monza gli abbiamo dato in campionato 6 punti, è veramente una cosa incomprensibile e intollerabile per una squadra come quella nostra, che non dico che deve salvarsi, ma comunque deve tirarsi più lontano possibile dalla zona retrocessione. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, campanella attiva, like, commenti e adesione al gruppo WhatsApp, a cui tengo in maniera particolare, le info le trovate in descrizione. Detto questo, penso aver detto tutto, purtroppo, dopo questo scempio, e fino alla fine, sempre, nonostante tutto, forza Juve!